Presentate questa mattina a Palazzo d'Orléans le azioni avviate nel campo delle infrastrutture per la pesca nell'isola. Uccisa a coltellate una donna di 47 anni ad Avola, Loredana Lopiano. Una cartolina celebrativa dedicata a Palermo, capitale italiana della cultura 2018. Bentrovati alla seconda edizione di Media News di giovedì 27 settembre. Come avete ascoltato nei titoli, questa mattina presentate a Palazzo d'Orléans le azioni avviate nel campo delle infrastrutture per la pesca nell'isola. Interventi pari a circa 16 milioni di euro di risorse comunitarie coinvolgono 62 comuni marinari della Sicilia. Ascoltiamo il presidente della regione. Parliamo di una spesa di oltre 16 milioni di euro a favore delle infrastrutture portuali. 62 comuni siciliani, 62 comuni costieri potranno usufruire di questi interventi per ammodernare i porti, per consolidare le strutture di sicurezza, per portare delle innovazioni. L'importante è stare accanto ai pescatori. In Sicilia abbiamo 2.750 imbarcazioni, quasi 10.000 addetti. Speriamo che nel corso degli anni possa crescere il numero degli addetti, speriamo che i giovani possano accostarsi a questa straordinaria attività che è la pesca. E nei prossimi mesi abbiamo previsto per i prossimi mesi un altro intervento copioso, finalizzato sempre all'ammodernamento dei porti e all'abbellimento dei centri, dei borghi marinari, perché fare turismo e fare pesca credo che sia un binomio assolutamente possibile anche in Sicilia, soprattutto in Sicilia, se è vero che è stato già sperimentato altrove. I lavori potrebbero già cominciare nello spazio di 3-4 mesi, perché i tempi tecnici sono quelli non fissati da noi, ma già si stanno firmando i decreti di finanziamento, quindi avendo la risorsa disponibile si può benissimo cominciare ad avviare la procedura. Io credo che entro l'anno prossimo molti di questi interventi potranno già essere realizzati. Devo dire grazie all'assessore alla pesca e al direttore Cartabellotta, all'assessore Bandiera, perché c'è stato e ci sarà ancora un impegno costante a favore di un'attività che fino a qualche mese fa, fino a qualche anno fa, era considerato soltanto un comparto e non un settore. Se la pesca non si fa in Sicilia, se la pesca in Sicilia non diventa protagonista, dove deve diventarlo? 62 comuni, 7 gruppi di azione locale. Comuni costieri, le isole minori si sono messe assieme per la prima volta, lo diceva il sindaco di Favignana. È una bella occasione per poter ammodernare le strutture, per dare una boccata d'ossigeno a questo settore che è stato bistrattato anche dall'Unione Europea. Ricordate, fino a qualche anno fa si diceva rottamate le barche, abbandonate la pesca, consegnate le licenze. Bene, noi invece stiamo ripercorrendo la strada in senso contrario. Giovani, avvicinatevi all'attività della pesca nelle sue diverse manifestazioni e opportunità di lavoro, potenziamo i porti e in Sicilia almeno 10-15 borghi marinari potrebbero essere ripresi e diventare un modello da inserire nei circuiti turistici. Uccisa a coltellate una donna di 47 anni ad Avola, Loredana Lopiano. Si tratta di un'infermiera. La donna è stata ferita a morte in via Savonarola, alla periferia della cittadina della provincia di Siracusa. Omicidio in pieno centro ad Avola, dove a perdere la vita è stata Loredana Lopiano, 47 anni, accoltellata davanti alla porta di casa in via Savonarola. La donna, un'infermiera originaria della provincia di Caltanissetta, è stata uccisa stamane dopo che, intorno alle 7:30, qualcuno ha bussato alla porta del suo appartamento al civico 51. Lei avrebbe così aperto e un uomo l'avrebbe accoltellata più volte. La 47enne è morta per le gravi ferite riportate. Sono stati inutili e vani soccorsi. Ad avvertire il 112, che ha inoltrato la segnalazione al commissariato, è stata la figlia della donna. Gli agenti si sono subito messi sulle tracce dell'assassino. Adesso è caccia al colpevole. Sembra, tuttavia, che si tratti di un 19enne che frequentava la figlia.
A Palermo si è svolto il 7° convegno nazionale del Collegio Italiano dei Primari Ospedalieri di Chirurgia Vascolare. Ascoltiamo le interviste. E siamo riuniti qui al Mercato Excelsior tutti i chirurghi vascolari italiani, anche professori universitari, per discutere per 2 giorni sulle tecniche avanzate in chirurgia vascolare. La chirurgia vascolare è una branca moderna, una branca in evoluzione, la tecnologia ha fatto passi enormi. E si discuteranno su tutte le innovazioni nel trattamento degli aneurismi dell'aorta toracica, dell'aorta addominale, nel salvataggio d'arto. E ci confronteremo tutto. La chirurgia vascolare siciliana è all'avanguardia, non ha niente da invidiare alle altre, così come la chirurgia italiana in campo europeo. A proposito di chirurgia, la prevenzione è altrettanto importante. Assolutamente sì. E se voi pensate all'ictus, l'ictus cerebrale è una malattia molto notevolmente invalidante. I chirurghi vascolari trattano le stenosi delle carotidi che determinano embolie ed ictus, sia con trattamenti open, cioè la disostruzione della carotide, sia con trattamenti mininvasivi come lo stenting carotideo. La patologia vascolare in Sicilia è notevolmente incidente, oltre il 30% della popolazione soffre di malattie vascolari importanti. Cosa bisognerebbe fare? Bisogna avere più fiducia nelle strutture, fare prevenzione, oltre i 50 anni fare tutti un ecocoloproctologo delle carotidi e dell'aorta e un'ecografia in centri specialistici. Adesso non porta bene dirlo, ma la prima causa di mortalità, la prima causa di invalidità sono le malattie vascolari, le malattie circolatorie. La tecnologia sta cambiando il volto di questa chirurgia. Io sono particolarmente orgoglioso, come presidente del Collegio dei Professori Ordinari di Chirurgia Vascolare, di essere qui in questa riunione organizzata dal professor Tararico. Il professor Tararico, oltre che un magnifico chirurgo, è anche un grande amico, e università e ospedale insieme costituiscono una grande risorsa per affrontare queste patologie nel modo migliore. Oggi il vero problema è tecnologico, come dicevamo. Il dato è la chirurgia del chirurgo demiurgo che da solo fa tutto, non c'è più. C'è una chirurgia fatta di equip, fatta di tecnologie, fatta di investimenti dunque. E quindi il dato più importante è continuare naturalmente nella correttezza a investire in sanità, in particolare in questa patologia. Mi ha toccato un tasto dolente, purtroppo nella sanità non si investe più. Nella sanità si investe relativamente poco. Io dico questo, dobbiamo sicuramente aumentare gli investimenti, dobbiamo sicuramente essere estremamente attenti nella gestione di queste risorse. Quindi i criteri che sia il Collegio dei Primari, il professore Tararico lo rappresenta, sia il Collegio degli Ordinari si battono perché ci sia anche un'attenzione alla qualità dei centri che producono questo tipo di chirurgia. Ovviamente concentrare nei centri più importanti, nei centri meglio dotati, nei centri che hanno le risorse migliori di questa chirurgia significa in qualche modo anche risparmiare. Certo, più investimenti, ma anche ben diretti. Il 4 ottobre prende il via a Mazara la 7ª edizione di Blue Sea Land, Expo di cluster del Mediterraneo. Ascoltiamo Dario Cartabellotta, il direttore del Dipartimento Pesca della Regione Siciliana. Giovanni fu l'ideatore del Blue Sea Land, proprio quest'idea che è sempre piaciuta a tutti e che dopo la sua scomparsa ha rafforzato un po' la voglia di tutti i governi regionale, nazionale, di tutte le istituzioni anche comunitarie, dei paesi della sponda del Mediterraneo, perché possa essere un luogo di decisione di tutta una serie di temi che affronta l'agricoltore e pescatore ogni giorno, ma soprattutto possa essere un luogo della convivenza dei popoli, dove la Sicilia, crocevia di popolo, civiltà e cultura, può fare sempre la sua lezione. La Sicilia non solo ha una storia che è frutto di tutta la cultura del Mediterraneo, ma che stanno stiamo portando tutta una serie di temi con un confronto non solo con i responsabili dei governi, ma anche con esperti di caratura internazionale, cioè cominciare da quello del problema delle plastiche nel mare, alla Blue Economic Zone, che è il sogno di Giovanni Tumbiolo, cioè tutelare e proteggere tutta una serie di aree che nel Mediterraneo sono fondamentali per pescare per i prossimi 100 anni. Cioè, se pensiamo alle prodotti d'eccellenza, il gambero rosso del Mediterraneo, noi l'abbiamo chiamato gambero di Mazara perché è la flotta dell'Altura di Mazara che ha specializzato questa pesca, ma assieme al gambero rosso ricordo c'è anche quello viola, c'è il mazzancollo, c'è il gobbetto, quindi una vasta categoria di crostacei di qualità. Se non tuteliamo le zone narsari, allora significa che
questi gamberi finiranno nel tempo. Allora la Blue Economic Zone, ci sarà il tema delle donne del mare, cioè tutta una serie di tra imprenditrici, ricercatrici e donne d'impresa che hanno volto la loro attività al mare, guardando con particolare attenzione a tutti gli aspetti che ci sono. Ci sarà il tema degli itinerari mediterranei, della dieta mediterranea, il tema della formazione ittica. Tutti gli uomini del governo sono impegnati all'interno del Blue Sea Land. Credo che questo sia veramente importante per l'attenzione che sta mettendo il presidente Musumeci e tutto il governo della regione. Una cartolina celebrativa dedicata a Palermo, capitale italiana della cultura 2018. È capoluogo di una Sicilia turistica sempre più attrattiva e è stata realizzata dallo Scala International Palermo e omaggiata oggi alla città e distribuita ai cittadini e ai turisti in occasione della Giornata Mondiale del Turismo. Si celebra la giornata mondiale del turismo che inevitabilmente a Palermo si collega con le attività di Palermo capitale della cultura. Lo Skol Club, che è l'associazione che riunisce nel mondo tutti gli operatori del settore turistico, celebra in questo momento in tutto il mondo la giornata del turismo. Qui abbiamo una particolare indicazione che è il collegamento del turismo con la cultura, come tanto l'assessore al turismo della regione quanto quello ai beni culturali, quanto il sindaco di Palermo hanno portato avanti con grande impegno, e noi siamo inseriti anche per manifesta come Skol Club a sostenere, a favorire queste attività che collegano il turismo e la cultura, e oggi lo facciamo con questo annullo postale celebrativo e con un piccolo incontro in cui si parlerà di questi temi. L'idea della cartolina è nata perché siamo andati un po' in controtendenza, essendo il 2018 l'anno la giornata mondiale del turismo, questo 27 settembre, ed essendo l'anno dedicato al turismo digitale, abbiamo pensato perché non fare nell'era digitale un atto romantico, insomma, no? Recuperare l'idea di una cartolina, validarla con uno specifico annullo postale che ha voluto fare lo Skol e regalarla non solo agli amministratori di questa terra che abbiamo contribuito ognuno per la propria parte a rilanciare dal punto di vista turistico, ma principalmente per dare un segno praticamente con l'Open Forum di fare un momento di riflessione. Non è un caso che l'Open Forum, che come Travel Non Stop abbiamo voluto realizzare, il titolo è Più turismo in Sicilia, un segno positivo, ma un segno positivo che si completa con il sottotitolo che dice Tra affermazione ed aspirazione, perché abbiamo avuto una bella stagione. È stato merito un po' di tutti quanti e questo è stato il grande momento di novità, insomma, di condivisione, però le criticità che riguardano il sistema turistico ricettivo ci sono tutte quante e su queste credo che abbiamo il diritto dovere di dover avere delle aspirazioni e di renderle praticamente, di condividerle tutte quante. Il fenomeno che è avvenuto a Palermo di questo boom turistico è un fenomeno che va valutato, esaminato, controllato per rapportare adeguati correttivi nel futuro, cercando di mantenere appunto questi flussi turistici e perché no anche di aumentarli. Il governo vuole essere qui, il governo Musumeci, perché ogni occasione di confronto con gli operatori di settore e con le altre istituzioni, fosse il comune o fossero altre organizzazioni comunque che fanno capo alla regione, sono veramente importanti, perché i confronti, anche le critiche costruttive portano sempre a qualcosa di buono, portano a un miglioramento. Ecco perché il governo Musumeci ha voluto essere qui oggi vicino a questi operatori per cercare di comprendere insieme quali sono le giuste strategie per migliorare sicuramente il turismo in Sicilia. Il 6 ottobre al complesso monumentale Guglielmo II a Monreale, ex monastero dei Benedettini, alla Sala Novelli sarà inaugurata la mostra Animus et Venus, personale pittorica di Patrizia Poli, curata dallo storico e critico d'arte siciliano Francesca Mezzatesta, che ascoltiamo. Si tratta di un'artista astigiana, Patrizia Poli, che insieme a me, in qualità di critico d'arte storico siciliano,
ho avuto il piacere di farla partecipare in una serie di gallerie e di siti che rappresentano quello che è il circuito del patrimonio UNESCO, quindi toccando punti quali il Castello di Caccamo, quale Cefalù e adesso a Monreale, proprio all'interno dell'ex monastero dei Benedettini, all'interno della Sala Novelli. Che tipo di mostra sarà? Allora, si tratta di un'arte contemporanea dove l'artista, attraverso delle stesure ampie di colori e attraverso delle linee geometriche, riesce con un imprinting personale a caratterizzare quelle che sono le caratteristiche estetiche sì della donna, ma senza per questo cadere nel banale oppure nel superficiale. Anzi, le sue donne, che spesso possono apparire glamour, rappresentano la donna nel contemporaneo, impegnata in tantissimi fronti, e di conseguenza a volte vi sono dei richiami alla mitologia, alla mater natura, e lei, essendo anche una gioielliera, proprio ispirandosi alla corona di Costanza, che è stata l'ultima sposa normanna, rappresenterà infatti nel banner che verrà esposto proprio in piazza Guglielmo II la figura della regina Costanza contemporanea, con questo bellissimo elemento delle arti minori che oggi è conservato in cattedrale. Mi è piaciuto anche mettere in gioco di un artista del nord il fatto di promuovere un gioiello che appartiene a noi, di una bellezza straordinaria. Dodicesimo appuntamento della seconda stagione concertistica Città di Bagheria, con il concerto per vuela, musiche alla corte di Carlo V di Spagna del maestro Nereo Luigi Dani. Appuntamento domenica prossima al Museo dei Giocattoli a Bagheria. Domenica prossima a Bagheria, al Museo dei Giocattoli, andrà in scena uno spettacolo di musica rinascimentale. Sì, è un concerto dedicato a Carlo V e ai musicisti della corte di Carlo V che partono dal 1515 fino al 1556. Quindi sarà una ripresa di pagine molto importanti del contrappunto rinascimentale e soprattutto quello espresso dai musicisti del periodo spagnolo. Abbiamo ascoltato qualche nota di questo strumento. Sì, è la viola, che è uno strumento similare al liuto, e venne usato prevalentemente in Spagna e nei regni, e nel regno di Sicilia e quello di Napoli, nel XVI secolo. E uno strumento, come ho detto, similare veniva usato, cioè l'unica particolarità è la forma rispetto al liuto, che è diversa, sembra più una chitarra un po' piccolina, ma per il resto siamo alla stessa tipologia, tant'è che gli liutisti eseguivano le stesse musiche e viceversa i violisti eseguivano le musiche degli liutisti. La musica rinascimentale, mi diceva, che ha avuto un ruolo molto importante. Perché? Beh, c'è il passaggio dalla polifonia alla parte strumentale. E io reputo che i compositori Franco Fiamminghi siano stati i più importanti diffusori del cambiamento nel periodo rinascimentale. Cosa ascolteremo domenica prossima? Beh, tutto ruoterà attorno ad un compositore che è Josquin des Prez. I violisti di quel periodo lì composero molti brani polifonici, additandoli appunto alla viola, e lì sia proprio il senso di quello che
la tessitura del contrappunto, cioè lì si percepisce davvero quella che è la trasformazione reale dello strumento insieme alla parte vocale. Domani sera alle 21 a Santa Maria dello Spasimo a Palermo avrà luogo il Ballo delle Debuttanti, una manifestazione dedicata alle donne e alle violenze che ha subito nel corso dei secoli. Da un'idea di Ketty Barbante, il ballo delle debuttanti, da 16 a 100 anni, uno spazio aperto sia per le debuttanti ma non solo, perché ci saranno anche tanti ospiti e chiaramente tutto questo grazie ai Teatranti, l'associazione della quale io sono vicepresidente, e presidente Antonella Rizzo, presente anche insieme a me, Alex Borghini, la dottoressa Antonella Giotti che presenterà appunto questo evento. E ci seguiranno tante persone, ma non vi dico tutto io, vi diranno anche i miei colleghi. Domani sarà una serata tutta fondata sul ballo e la danza, che daranno una lettura coreografica all'argomento. L'argomento è appunto tutto dedicato alla donna e ahimè ai tanti episodi di violenza di cui la donna è stata oggetto nei secoli, che ormai anche lungi dal vederne la fine, tant'è che gli ultimi fatti di cronaca riguardanti tanti femminicidi ne danno testimonianza. Tutto sarà veicolato dal teatro, chiaramente. Il teatro, quindi, visiteremo innanzitutto il mito di Persefone, dove io stessa darò colore ad un monologo che la riguarda. Passeremo al teatro elisabettiano con Otello e Desdemona, in cui sempre io con Erminio Ales incontreremo Otello e Desdemona. Passeremo poi ad una cosa un pochettino più leggera, nel senso che abbandoneremo un attimo il tema della serata, concludendo con visitando il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. Vedremo e renderemo omaggio a questa nostra terra di Sicilia, vedremo cosa ne pensava il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa sulla Sicilia e i siciliani. Un ringraziamento in particolare va intanto al Comune di Palermo, che ci ha fornito il suo patrocinio per organizzare la serata, ci ha fornito la location che sarà la chiesa di Santa Maria dello Spasimo, e quindi ringraziamo il consigliere del Comune di Palermo, Giulio Cusumano, che ci ha seguito in tutta la nostra organizzazione. Sarà presente come grande ospite anche il gran maestro dei Templari Federiciani Corrado Maria Armeri, che accompagnerà alcune anche delle debuttanti con dei cavalieri, ma le nostre debuttanti saranno accompagnate anche dai cadetti della Marina Militare. Quindi sarà una serata danzante, debuttanti da 16 a 100 anni, perché l'evento nasce proprio per sensibilizzare contro il femminicidio, per far capire che si può essere debuttanti donne in qualsiasi fascia d'età. Quindi tutte quelle donne che sono state private di questa possibilità per un motivo o nell'altro all'età di 18 anni a 16 anni potranno domani sera avere questa possibilità di debuttare, di farsi vedere come donne libere, esordienti, come donne che intraprendono il loro cammino. Dal 29 settembre al 29 novembre Caltanissetta e il suo territorio saranno protagonisti a Bologna a Fico Italy World, il parco del cibo più grande del mondo all'interno dell'iniziativa Comuni in Festa. In occasione della festa di San Michele la struttura ha deciso infatti di dedicare uno spazio espositivo alla conoscenza e alla promozione della città. In particolare sugli schermi del parco alimentare per tutte le giornate verrà trasmesso un video che permetterà ai numerosi visitatori di conoscere la città, la sua storia, le tradizioni e i sapori. Dal 29 settembre al 29 novembre Caltanissetta sarà illustrata al più grande parco alimentare del mondo, il Fico di Bologna, e grazie a una collaborazione che nasce tra la Proloco di Caltanissetta e questo parco alimentare Fico. E in quell'occasione noi promuoveremo la nostra città, sarà pubblicizzato un video su tutti gli schermi all'interno del grande parco alimentare, e in occasione poi della festa di San Michele sarà dato particolare rilievo al santo patrono di Caltanissetta. Si parlerà dei nostri monumenti, si vedranno i nostri dolci, i nostri cibi. E nel mese di novembre poi ci sarà un grande evento dove sarà particolarmente dato risalto nel stand della pasticceria siciliana dei Santi Palazzolo al del torrone e del rollò, caratteristica essenziale dell'industria dolciaria nissena.
Anche per questa edizione è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento ai prossimi notiziari di Media News.